realtà del calibro di Massimo Carlotto, non so se molti di voi lo conoscono, ha sempre dichiarato pubblicamente che se c'è una presentazione di Gabriella Giannitti non fatevela sfuggire, voglio qualcosa di importante in questa autrice ci sarà. E sì, perché voglio dire, Carlotto è una delle espressioni più alte, credo sia autore per EO, se non sbaglio, direttore del Einaudi, insomma, stiamo parlando di un riferimento di questo genere letterario. Ecco, e questa è una sorta di garanzia quindi per continuare questa serata in compagnia di Gabriella. Preparatissimo. Se voglio ti dico, possiamo anche dire agli amici che su Vanity Fair qualche settimana fa, se non erro, è stato scritto che perché leggere i libri di Gabriella Giannitti? Perché Gabriella Giannitti potrebbe diventare la Camille Pugliese. E quindi adesso ti faccio subito questa domanda: se questa cosa ti ha fatto piacere, immagino, ma quanto ti senti un po' caricata responsabilmente di questa. Camilleri è raggiungibile. Ovviamente il paragone mi fa piacere, anche perché senza Camilleri, senza il suo Montalbano, io Lolita non l'avrei neanche pensata. E quindi questo mi fa piacere, però devo dire, insomma, sarebbe bello, ma. E comunque certamente un complimento che insomma ti incoraggia a proseguire su questa strada. Mi ha fatto molto piacere anche perché sul sito di Camilleri, vigata.org, c'è una pagina dedicata a Lolita e quindi è una sorta di, siccome io faccio sempre dei crossover nei miei libri con il commissario Montalbano e molti mi chiedono ma Camilleri lo sa chiaramente, e essere presente con la pagina soprattutto della circonferenza delle arance sul sito ufficiale è una sorta di, come dire, sdoganamento. E tra l'altro di recente c'è stato un importante convegno che viene si fa tutti gli anni a Malaga, all'Università di Malaga, sull'opera camilleriana, e c'è stata proprio una sezione del convegno dedicata a Lolita e Montalbán, una relazione fictizia, e c'è stato un parallelismo tra Lolita e Montalbano, e quindi questo devo dire, insomma, mi ha fatto molto piacere. Ebbene, parliamo di un palcoscenico internazionale. Ovviamente è un libro che possono leggere anche coloro che non hanno letto i precedenti quattro altri capitoli di questa saga, diciamo. E arriva un po' alla trama. Stasera c'è molta gente che non ha letto il libro, quindi pian pianino vi introduciamo in questo.